Milagros, questa immagine, la festa, per la festa del Señor de los Milagros, questa immagine estremamente molto venerata dai peruviani, che è molto venerata a Lima e appunto che rappresenta Gesù crocifisso. E grande naturalmente l'attesa per l'ascolto della preghiera di Papa Francesco, per le sue parole che come sempre sono un balsamo per i dolori, per anche i momenti difficili che purtroppo il mondo sta attraversando proprio in questo momento. Tra poco Papa Francesco si affaccerà proprio alla finestra per la preghiera dell'Angelus. Tanti sono i pellegrini che sono giunti da tutto il mondo, come ogni domenica, come succede anche alle udienze del mercoledì, proprio per ascoltare le parole del Papa. Ma l'applauso che arriva da Piazza San Pietro, una piazza oggi molto affollata, è il segnale che il Papa si è affacciato. Noi ci sentiamo subito dopo. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo della liturgia odierna ci presenta una parabola che ha due protagonisti, un fariseo e un pubblicano, cioè un uomo religioso e un peccatore conclamato. Entrambi salgono al Tempio a pregare, ma soltanto il pubblicano si eleva veramente a Dio, perché con umiltà scende nella verità di se stesso e si presenta così come è, senza maschere, con le sue povertà. Potremmo dire allora che la parabola è compresa tra due movimenti espressi da due verbi, salire e scendere. Il primo movimento è salire. Il testo infatti comincia dicendo due uomini salirono al Tempio a pregare. Questo aspetto richiama tanti episodi della Bibbia dove per incontrare il Signore si sale verso il monte della sua presenza. Abramo sale sul monte per offrire il sacrificio. Mosè sale sul Sinai per ricevere i comandamenti. Gesù sale sul monte dove viene trafigurato. Salire, perciò, esprime il bisogno del cuore di staccarsi da una vita piatta per andare incontro al Signore, di elevarsi dalle pianure del nostro io per salire verso Dio, liberarci del proprio io, di raccogliere quanto viviamo a valle per portarlo in cospetto del Signore. Questo è salire. E quando noi preghiamo, saliamo. Ma per vivere l'incontro con Dio, con Lui, ed essere trasformati dalla preghiera, per elevarci a Dio, c'è bisogno del secondo movimento, scendere. Come mai? Cosa significa questo? Per salire verso di Lui, dobbiamo scendere dentro di noi, coltivare la sincerità e l'umiltà del cuore, che ci donano uno sguardo onesto sulle nostre fragilità e le nostre povertà interiori. Nell'umiltà, infatti,
diventiamo capaci di portare a Dio senza finzioni ciò che realmente siamo, i limiti, le ferite, i peccati, le miserie che ci appesantiscono, che ci appesantiscono il cuore, ed invocare la sua misericordia perché ci risani, ci guarisca, si rialzi. Sarà lui a rialzarsi, non noi. Più noi scendiamo con umiltà, più Dio ci fa salire in alto. Infatti, il pubblicano dalla parabola umilmente si ferma a distanza, non si avvicina, ha vergogna. Chiede perdono e il Signore lo rialza. Invece il fariseo si esalta, è un uomo sicuro di sé, convinto di essere a posto. Stando in piede, inizia a parlare al Signore solo di se stesso. Comincia a lodarsi, a elencare tutte le buone opere religiose che fa e disprezza le altre. Dice no come quello là. Perché questo fa la superbia spirituale. Ma padre, perché ci parla della superbia spirituale? Ma tutti noi ne abbiamo il pericolo, di cadere in questo. Ti porta a crederti per bene e a giudicare gli altri. E quella è la superbia spirituale. Io sto bene, io sono il migliore degli altri, questo è tal cosa, quell'altro è l'altra. E così, senza accorgerti, adori il tuo io e cancelli il tuo Dio. È una uscita che torna su se stesso. Questa è la preghiera senza umiltà. Fratelli e sorelle, il pubblicano e il fariseo ci riguardano da vicino. Pensando a loro, guardiamo a noi stessi, verifichiamo se in noi, come nel fariseo, c'è l'intima presunzione di essere giusti, che ci porta a disprezzare gli altri. Succede ad esempio quando ricerchiamo i complimenti e facciamo sempre l'elenco dei nostri meriti, l'elenco delle nostre buone opere, quando ci preoccupiamo dell'apparire anziché dell'essere, quando ci lasciamo intrappolare dal narcisismo e dall'esibizionismo. Vigiliamo, fratelli e sorelle, sul narcisismo e sull'esibizionismo, fondati sulla vanagloria, che portano anche noi, cristiani, noi preti, noi vescovi, ad avere sempre una parola sulle labbra. Quale parola? Io. Io ho fatto questo, io ho scritto quell'altro, io lo avevo detto, io lo avevo capito prima di voi, e così via. Dove c'è troppo di io, c'è poco Dio. Da noi, a questa gente, nella mia terra, gli si chiama, questo è un o una, io, me, con me, per me, solo io. Questo è il nome di quella gente. E una volta si parlava di un prete che era così, centrato in se stesso. E la gente, per scherzare, diceva, quello, quando fa l'incensazione, la fa al rovescio, si autoincensa. E così ti fa cadere anche nel ridicolo questo. Chiediamo l'intercessione di Maria Santissima, l'umile serva del Signore, immagine vivente da ciò che il Signore ama compiere, rovesciando i potenti dai troni e innalzando gli ultimi. Angelus Domini, nunc est in Maria. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Il verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, plena Dominus tecum,
benedicta tui mulieribus e benedicto frutto venti tui Gesù. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tu, an quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, che angelo nunziante, Christi Fili Tui, incarnazione cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamus, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, Requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunque tusque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, si celebra oggi la giornata missionaria mondiale che ha per tema Di me sarete testimoni. Un'occasione importante per risvegliare in tutti i battezzati il desiderio di partecipare alla missione universale della Chiesa mediante la testimonianza e l'annuncio del Vangelo. Incoraggio tutti a sostenere i missionari con la preghiera e con la solidarietà concreta affinché possano proseguire nel mondo intero l'opera di evangelizzazione e di promozione umane. Oggi si aprono le iscrizioni per la Giornata Mondiale della Gioventù che si svolgerà a Lisbona nell'agosto del 23. Ho invitato due giovani portoghesi. L'altra? Perché siano qui con me, mentre io mi iscrivo come pellegrino. Lo farò adesso per andare io. Ecco. Mi sono iscritto. Tu sei iscritta? Fallo. E tu sei iscritta? Fallo. Ecco. Rimanete qui. Cari giovani, vi invito a scrivere a questo incontro nel quale, dopo un lungo periodo di lontananza, ritroveremo la gioia dell'abbraccio fraterno tra i popoli e tra le generazioni di cui abbiamo tanto bisogno. Ieri a Madrid sono stati beatificati Vincenzo Nicanzio Renuncio Toribio e 11 compagni della Congregazione del Santissimo Redentore, uccisi in odio alla fede nel 1936 in Spagna. L'esempio di questi testimoni di Cristo fino all'effusione del sangue ci spinga ad essere coerenti e coraggiosi. La loro intercessione sostenga quanti faticano oggi per seminare il Vangelo nel mondo. Un applauso ai nuovi beati. Con trepidazione seguo la persistente situazione di conflitto in Etiopia. Ancora una volta, ripeto con animo accorato che la violenza non risolve le discordie, ma soltanto ne accresce le tragiche conseguenze. Faccio appello a quanti hanno responsabilità politiche affinché cessino le sofferenze della popolazione inerme e si trovino soluzioni eque per una pace duratura in tutto il Paese.
possano gli sforzi delle parti per il dialogo e la ricerca del bene comune condurre a un concreto percorso di riconciliazione. Non manchino ai fratelli e alle sorelle etiopi così duramente provati la nostra preghiera, la nostra solidarietà e i necessari aiuti umanitari. Sono addolorato per l'inondazione che stanno colpendo vari paesi dell'Africa e che hanno provocato morte e distruzione. Prego per le vittime e sono vicino ai milioni di sfollati e auspico un maggiore impegno comune per prevenire queste calamità. E saluto tutti voi, romani, pellegrini di vari paesi. In particolare saluto i chierici e religiosi indonesiani residenti a Roma, la comunità peruviana che celebra la festa del Signore dei Miracoli, il centro accademico romano Fundación e il gruppo della diocesi polacca di Tarnów. Saluto i fedeli di San Donà di Piave, Padova, Pontedera e Molfetta, i ragazzi della Cresima di Piacenza, il gruppo Tiberia di Carubio, delle Angeli e il movimento non violento di Verona. E oggi, all'inizio di un nuovo governo, preghiamo per l'unità e la pace dell'Italia. Dopodomani, martedì 25 ottobre, mi recherò al Colosseo a pregare per la pace in Ucraina e nel mondo, insieme ai rappresentanti delle chiese e comunità cristiane e delle religioni mondiali riuniti a Roma per l'incontro Il Grido della Pace. Vi invito a unirvi spiritualmente a questa grande invocazione a Dio. La preghiera è la forza della pace. Preghiamo, continuiamo a pregare per l'Ucraina così martoriata. Vi auguro a tutti una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. Salute, salute. Salute. Cari amici, abbiamo ascoltato l'Angelus di Papa Francesco, il tempo a mia disposizione va terminando, ringrazio tutte le emittenti collegate e dopo un breve stacco ci ritroviamo qui sulla Radio Vaticana.